facevi a una compagna mia. Questi che razza è? Questi che le cose che le. Ebrei. Alla madonna, ridotti come. E là per poco della vicina ci passava un fiume. Disse, come se muoreva caccadone di questo, la buttavano al fiume, lui questo la mangiava. Il prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, ha voluto proiettare questo video inedito per ricordare chi ha vissuto sulla propria pelle i campi di concentramento in occasione della giornata della memoria, il 27 gennaio, la data in cui sono stati abbattuti i cancelli di Auschwitz. Sono state consegnate le medaglie d'onore degli insigniti ai familiari di Rocco Conte e di Romeo Mario Crisante. Io penso che oggi sia uno dei giorni più importanti di tutto l'anno, non è una delle solite commemorazioni o ricorrenze, ma una delle quegli eventi sui quali noi fondiamo l'identità del nostro paese. E proprio la concessione della medaglia da parte del Presidente, concessa da parte del Presidente della Repubblica, è uno dei momenti più significativi da ricordare e da commemorare. Toccante il video in cui il nipote Maurizio, piccolo reporter nell'88, intervista nonno Romeo, che racconta una storia di deportati, di ebrei, di italiani, di fame, di guerra, di miseria, con parole semplici. È il percorso che traccia quel peregrinare da un posto all'altro con il solo pensiero di salvarsi, somiglia a quello di Rocco. Presente il figlio insieme al sindaco di Letto Manoppello, che ha ricordato il ritorno del padre Bruno Enzo a Napoli con i suoi 47 kg di peso. Si è salvato perché lavorava in cucina, sbucciava patate e grazie a quelle bucce è sopravvissuto. Lo dico in dialetto lettese, ha sussurrato davanti a una platea molto partecipata dalle istituzioni, perché lui avrebbe voluto così. Le domande che faccio nel video a volte sono un po' ingenue di un bambino di 10-12 anni, mentre lui invece racconta delle atrocità e dei momenti in cui ci sono dei momenti in cui si commuove e ci sono delle pause perché ricorda, diciamo, cose atroci. Racconta di quando è partito dalla Grecia in questo viaggio di 12 giorni chiuso dentro ai carri bestiame fino alla Polonia, poi il campo di lavoro in Repubblica Ceca, attuale Repubblica Ceca, la liberazione, diciamo, e il raggiungimento a piedi della Francia, e quindi ha vissuto un po' la tragedia dall'inizio alla fine, per fortuna, diciamo, anche se a piedi è riuscito a tornare a casa.